Buongiorno, proseguiamo il nostro ciclo di audizioni con le casse previdenziali. Ringrazio il Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF, dottore Emilio Croce, e il Direttore Generale, Avvocato Marco Lazzaro, per la loro disponibilità a partecipare ai nostri lavori. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, tendiamo oggi a acquisire il contributo dei rappresentanti di ENPAF per approfondirne soprattutto il regime contributivo peculiare rispetto a quello della maggior parte delle casse previdenziali, ma in generale per fare un punto sull'attività della cassa. Ciò premesso, do la parola al Presidente Croce. Grazie ancora. Ritengo preliminarmente opportuno ringraziare la Commissione per l'odierna audizione, che consente di rappresentare anche la posizione dell'ente con riferimento all'indagine promossa. L'ENPAF ha quali compiti statutari la riscossione della contribuzione previdenziale e assistenziale versata da coloro che iscritti all'albo dei farmacisti sono iscritti ex legge anche alla fondazione, la riscossione del contributo dello 0,90%, nonché l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, di quelle assistenziali e della indennità di maternità. Si aggiunga che secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge del 17 numero 205 sul bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 18 e il bilancio pluriennale triennio 18-20, a decorrere dal 1 gennaio del 18 le società di capitali e le società cooperative, nonché le società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci appunto non farmacisti, versano un contributo previdenziale pari allo 0,5% del fatturato annuo netto IVA. La previsione di tale obbligo contributivo di natura oggettiva è connessa all'introduzione nell'ultima legge sulla concorrenza approvata dal Parlamento del capitale nella gestione delle farmacie private, cui si riconnette la disposizione che fa venir meno l'obbligo dell'iscrizione all'albo per tutti i soci di società che gestiscono farmacie private. È evidente come il nuovo modello gestionale rappresenta in prospettiva un fattore rilevante di contrazione della contribuzione previdenziale soggettiva. L'ente si è trasformato in persona giuridica privata, segnatamente in fondazione, il 7 novembre del 2000, in base al decreto legislativo 509 del 94. A decorrere da tale data, l'ente ha ottenuto il previsto riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con l'allora Ministero del Tesoro. Il sistema previdenziale dell'ente è a prestazione definita, con contribuzione soggettiva fissa uguale per tutti gli iscritti, ma con possibilità di riduzione a domanda per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Più specificamente, la contribuzione previdenziale obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo è forfettaria e non correlata al reddito prodotto. Oltre alla contribuzione annuale intera, il regolamento prevede che l'iscritto possa beneficiare di riduzioni del 33, del 50 o dell'85%, ovvero del contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3 o dell'1% del contributo intero. Il contributo di solidarietà, tuttavia, non è utile ai fini pensionistici ed è accessibile solo a coloro che si sono iscritti per la prima volta da partire dal 1 gennaio 2004, secondo precise condizioni allora stabilite dai ministeri vigilanti. Tra le diverse misure adottate
e ridotte di contribuzione previdenziale vengono riconosciuti in relazione all'attività professionale svolta in regime di lavoro dipendente all'iscritto soggetto ad altra forma pensionistica obbligatoria, il quale può accedere a tutte le aliquote di riduzione fino al contributo di solidarietà nella misura del 3%. Le medesime aliquote vengono altresì riconosciute all'iscritto in caso di disoccupazione temporanea e involontaria, il quale può accedere a tutte le misure di riduzione, incluso il contributo di solidarietà, che per quanto riguarda il disoccupato è all'1%. Va precisato che l'ENPAF è l'unica cassa di professionisti che riconosce nel proprio ordinamento la posizione del disoccupato iscritto all'albo e quindi alla cassa, e che il contributo di solidarietà nella misura dell'1% è previsto solo per un periodo massimo di 5 anni, trascorso il quale, ove il soggetto permanga nello stato di disoccupazione, lo stesso viene equiparato a un iscritto non esercente l'attività professionale e di conseguenza sottoposto all'aliquota del 50%. Lo stesso meccanismo si applica trascorsi 5 anni rispetto all'iscritto che in stato di disoccupazione abbia conservato la riduzione dell'85%. Va segnalato che il quinquennio è computato complessivamente rispetto alle aliquote massime di riduzione di cui l'iscritto abbia modificato, 1,85%, e non è quindi consentito il cumulo dei due quinquenni, uno per ogni aliquota. Su tale aspetto regolamentare va in ogni caso rappresentato che il disoccupato per oltre 5 anni ha la possibilità di richiedere in ogni momento la cancellazione dall'albo per poi riscriversi se e quando ne abbia necessità a fronte di un'affettiva occasione lavorativa. Per mero scrupolo aggiungasi che oggi in Italia la disoccupazione è ai minimi, tanto che sia gli esercizi farmaceutici sul territorio che il settore pubblico e quello industriale hanno enormi difficoltà a reperire personale laureato in farmacia. Dagli archivi dell'ente emerge che al 31 dicembre i disoccupati risultavano pari all'1,5% del totale degli iscritti. Adesso la percentuale si è ancora ridotta. Noi abbiamo a Roma oltre 250, è un dato che va rilevato, 250 farmacie che cercano disperatamente un collaboratore e non lo trovano. Ci sono le strutture pubbliche che hanno fatto bandi proprio per il post-Covid, che hanno difficoltà perché mancano proprio i farmacisti. La Fondazione è consapevole che elevare l'aliquota contributiva per i disoccupati da oltre 5 anni rappresenti una disposizione che possa suscitare perplessità, ma va altresì precisato che quando l'ente ha elevato per via regolamentare il periodo massimo di disoccupazione a 7 anni, i ministeri vigilanti hanno ritenuto di circoscrivere tale modifica solo al triennio 16-18. L'iscrizione a un albo non implica necessariamente l'esercizio dell'attività professionale e va da sé che gli obblighi contributivi conseguenti per tutte le professioni sono per lo più sganciati in concreto dalla condizione di esercizio dell'attività. In buona sostanza, l'obbligo contributivo è previsto in ragione dell'iscrizione all'albo e alla cassa di appartenenza. Per i disoccupati, in qualunque ordinamento previdenziale dei professionisti, emergerebbe l'obbligo contributivo come per ogni iscritto, tenuto per di più conto che per tale condizione non assumerebbe in ogni caso rilievo neppure l'altra vexata questio riguardante l'inscindibilità tra iscrizione all'albo e iscrizione all'ente di previdenza, ex articolo 21 del decreto legislativo capo professionale dello Stato 233 del 1946, stabilita
per i professionisti sanitari dipendenti. Questo riguarda soprattutto l'ente dei medici. Noi in parte, perché imparzialmente l'abbiamo quasi tamponato il problema. Ciò premesso, nonostante nell'attuale fase economica la disoccupazione del settore di fatto non ci sia, non sarà l'ente, qualora vi fosse un preventivo assenso dei ministeri vigilanti, a ritenere insuperabile il limite temporale della disoccupazione, stabilito ovviamente dal regolamento. Personalmente tuttavia ritengo che il dovere istituzionale di chi governa una professione sia quello di creare le condizioni per favorire un'occupazione sana e di conseguenza l'aumento dei redditi degli iscritti. Misure che consentano l'iscrizione sine die a un albo e quindi alla cassa, senza mai esercitare in concreto un'attività professionale, rappresentano una palese contraddizione del sistema, anche se va considerato che gli iscritti disoccupati che versano il contributo di solidarietà, pur non potendo maturare il diritto alla pensione, possono avere accesso a tutte le prestazioni assistenziali, obbligatorie e integrative previste. È incontrovertibile che l'ENPAF, attraverso le misure regolamentari, ha creato il più possibile, come accennavo prima, di mitigare l'obbligo contributivo per gli iscritti in determinate condizioni fino all'introduzione del contributo di solidarietà all'1% dei disoccupati, che per l'anno in corso ammonta a 46 euro, assicurando allo stesso tempo l'equilibrio della gestione nel medio e lungo periodo, come anche attestato dall'ultimo bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2020. Quindi l'ente non può essere destinatario di richieste dirette a ottenere il superamento di obblighi contributivi imposti per legge. Il compito dell'ente è quello di contemperare in via regolamentare, come ha sempre fatto, le diverse posizioni degli iscritti nel rispetto delle leggi. Le modifiche al sistema previdenziale, che richiedono necessariamente variazioni legislative, sono di competenza del Parlamento. Si ritiene pertanto opportuno rappresentare alla Commissione che, a fronte di una specifica interrogazione alla Commissione europea con richiesta di risposta nel 2020 in materia di doppia contribuzione obbligatoria per i farmacisti dipendenti italiani, in data 19 febbraio 2021 è intervenuta a firma del commissario Smith la risposta, nella quale è precisato che il doppio obbligo contributivo per i farmacisti dipendenti in Italia non è in contrasto con il diritto della UE. La Commissione inoltre ha osservato che in molti Stati membri i lavoratori subordinati possono essere tenuti a iscriversi a un regime pensionistico professionale oltre che a un regime pensionistico pubblico. L'odierna audizione consente all'ente di rappresentare la situazione analitica dei propri contribuenti al 31/12/2021 con i relativi importi riferiti a ciascuna categoria che avete nella tabella che vi è stata inviata. Quindi, come si evince anche dalla tabella successiva, l'ente ha visto aumentare in questi anni il proprio stock dei crediti contributivi, anche se ancora di entità circoscritta, a fronte di un adeguato fondo di svalutazione pari a circa un quarto dell'importo complessivo dei crediti che sono qui trasmessi. Purtroppo la crisi sanitaria ed economica connessa al Covid-19, ma soprattutto le misure di agevolazione per il contribuente e la prolungata sospensione della riscossione degli importi tramite le cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione hanno determinato un peggioramento nella situazione dei crediti connessi alla contribuzione previdenziale. Occorre evidenziare, anche al fine di spingere gli iscritti a sanare
la propria situazione contributiva, che all'ente ha inserito la regolarità contributiva come requisito per fruire delle prestazioni di assistenza corrisposte dalla componente sezione e delle prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo EMAPI. È indubbio che per i pagamenti tramite cartella, che sono per lo più richiesti a contribuenti morosi nel pagamento dell'avviso bonario, il prolungato periodo di sospensione della riscossione ha favorito l'accumularsi dei crediti. Solo per completezza di rappresentazione si richiama l'insieme dei provvedimenti legislativi che hanno inciso sulla riscossione tramite ruolo. Quindi i molteplici provvedimenti, interventi legislativi che voi conoscete bene hanno riguardato, e c'è qui tutto l'elenco, la sospensione dell'attività di riscossione tramite cartella di pagamento e delle procedure esecutive, decreto sostegni, decreto sostegni bis, proroga dei termini delle rate relative alla definizione agevolata, rottamazione ter, decreto sostegni, decreto cosiddetto decreto fisco lavoro, poi cosiddetto decreto sostegni ter, convertito appunto nel 2022, rottamazione per tutti quelli che erano andati fuori tempo nella scalettatura che avevano deciso, e quindi il termine della scadenza è stato fissato al 30 aprile 22, e qui c'è tutto l'elenco. Da ultimo, lo stralcio dei ruoli per un importo residuo non superiore a 5.000 euro affidati, sospensione, estensione del termine per il versamento delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento, decreto fisco lavoro, e a chiudere legge di bilancio 2021. Poi da ultimo c'è il DL221, il cosiddetto mille proroghe. Allora, si ritiene che le misure adottate, a nostro modesto avviso, vadano oltre la contingenza determinata dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica, e soprattutto la loro estensione ai crediti contributivi rappresenti un vulnus al sistema previdenziale che poggia sulla solidità endocategoriale. È auspicabile che il legislatore, nei prossimi interventi legislativi che da più parti sono richiesti, escluda quantomeno i crediti previdenziali dalla sfera di intervento. Il sistema della riscossione, come voi sapete, è in grosso affanno e i crediti rischiano di essere irreparabilmente perduti, con nocumento non solo all'ente ma anche agli stessi, per gli stessi contribuenti inadempienti. Si reputa doveroso rappresentare alla Commissione come l'amministrazione responsabile di una cassa privatizzata sia frutto di una complessa attività di gestione e politica assoggettata ai prescritti controlli. Nel percorso ultraventennale dalla privatizzazione dell'ente, le misure adottate hanno consentito di accumulare un patrimonio di circa 3 miliardi con una copertura delle prestazioni in essere pari a 19-15 annualità. Per completezza si aggiunga che fino al 98, quando l'ente ancora aveva personalità giuridica di diritto pubblico, l'ente ricorreva alle anticipazioni bancarie per pagare le proprie prestazioni. Inoltre, le misure assistenziali a tutti gli iscritti, che vanno dal sostegno al reddito alle borse di studio, alla tutela per la disoccupazione, agli incentivi per favorire l'occupazione, alle misure di welfare allargato attraverso la tutela sanitaria per gravi interventi chirurgici, la long term care, la tutela assicurativa temporanea caso morti, sono tutte cose che abbiamo varato in questi ultimi tempi. Allo stesso tempo l'ente ha stabilito un dettagliato processo di investimento delle proprie risorse
in particolare nell'ambito del processo di investimento, pur in assenza di un obbligo normativo, l'ente si è dotato di un modello di ALM sia nel documento della politica degli investimenti, proprio alla luce appunto di questo che è stato richiesto. Nel 2019, alla luce del nuovo bilancio tecnico attuariale, è stato approvato il nuovo modello ALM e il nuovo documento sulla politica degli investimenti, accolte nel rispetto dei referti Covid. A partire dal 2021, conformemente a quanto previsto dal manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza degli enti di cui al decreto legislativo 509, è entrato in vigore il nuovo sistema di segnalazione di rilevazione degli investimenti sulla piattaforma Infostat Covid Banca d'Italia, al quale l'ente ha aderito. Inoltre, al fine di semplificare il rapporto assicurativo con gli iscritti e pensionati, è stato digitalizzato il sistema che attraverso lo SPID mette a disposizione del singolo tutti i documenti relativi alla propria posizione. Sicuramente dai risultati dell'indagine conoscitiva della Commissione non mancheranno spunti per approfondire alcuni temi che, se del caso, intervenire per via regolamentare nell'ambito delle prerogative dell'ENI, sempre nel rispetto della sostenibilità della gestione. Grazie per l'attenzione e scusate, ma dovevo farla lunga per documentare, siccome purtroppo raccogliamo tutte quelle cose, non metto l'aggettivo per rispetto al luogo dove sto, che vengono descritte, che vengono sui social, io queste due o tre domande che mi fate, insomma, già le ho inglobate nella presentazione. Grazie. Grazie Presidente. Dichiaro aperto il dibattito. Senatore Puglia. Grazie Presidente Nannicini, ringrazio l'ente dei farmacisti per essere qui. Volevo innanzitutto porre una domanda. Ovviamente la domanda è quella che da più parti, addirittura è arrivata anche all'attenzione europea, da più parti normalmente si rileva: la doppia contribuzione. In particolare, avere all'interno dei propri iscritti lavoratori subordinati è una particolarità, perché diciamo nella generalità dei casi gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati sono dei liberi professionisti, quindi è un caso particolare quello dell'iscrizione dei dipendenti, quindi essendo un caso particolare voi ovviamente avete anche una regolamentazione particolare per questi casi, come è giusto che sia. E vengo diciamo al quesito, che è più che altro un qualcosa di gestione amministrativa, che riguarda quindi gli aspetti anche burocratici e in un certo qual senso anche qualsiasi pubblica amministrazione. Quando si tratta di aspetti burocratici è ovvio che facciamo riferimento anche a una serie di documentazioni con tanto di termine che servono anche per dare certezza alla documentazione, alle prestazioni e al diritto. Bene, allora il quesito è il seguente: quando un lavoratore subordinato cessa il proprio rapporto di lavoro e quindi è disoccupato, posto quello che anche voi avete ricordato, che il presupposto dell'obbligo di contribuzione scatta, come è normale che sia, con l'iscrizione all'albo. Ed è ovvio che una persona che deve essere assunto come lavoratore subordinato farmacista deve
avere l'iscrizione all'albo, quindi in automatico scatta ovviamente e la contribuzione INPS sulla retribuzione imponibile erogata dal datore di lavoro e poi scatta ovviamente l'obbligo contributivo all'ente di previdenza privatizzato. Quindi il caso in cui la persona cessa il rapporto di lavoro, quindi è in condizione di disoccupato, quindi abbiamo visto che viene trattato in un certo modo, e la domanda che mi pongo è la seguente: qualora il lavoratore debba far scattare questa particolare contribuzione di solidarietà, ecco, deve inviarvi una domanda oppure, visto che ormai nella pubblica amministrazione le comunicazioni di inizio, modifica, variazione e cessazione del rapporto di lavoro viaggiano attraverso documenti web, quindi ovviamente il datore di lavoro quando deve assumere un lavoratore subordinato deve inviare una comunicazione al centro per l'impiego attraverso ovviamente un sistema telematico. Stessa cosa avviene quando cessa il rapporto di lavoro. Ecco, voi vi andate a prendere i dati direttamente tramite probabilmente convenzione, ecco, questo poi voglio anche comprendere, e quindi non chiedete all'utente di dichiararvi il suo stato di disoccupazione. E quindi cosa succede se l'utente, per una serie di motivazioni, magari anche a volte per sbarataggine, ignoranza, è vero che ovviamente sappiamo benissimo il principio cardine che bisogna conoscere la norma quando si è in una determinata situazione soggettiva, quindi in un certo qual senso non è scusante. Per cui mi chiedevo, quindi, se il lavoratore subordinato dimentica oppure per una serie di motivazioni non invia la comunicazione, ecco, in questo caso A, non scatta il contributo di solidarietà e quindi scatta cioè continua a essergli chiesto il contributo pieno, e in questi casi, quindi il caso in cui c'è buona fede da parte della persona, perché è molto evidente, cioè esiste una comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che la persona non ha un reddito che gli consente di poter sostenere quella contribuzione piena, ecco, in questo caso avete una sorta di procedimento di regolarizzazione, un po' anche come avviene magari per il pagamento in ritardo della tassazione, no? Che abbiamo la possibilità del ravvedimento. Ecco, in questo caso avete previsto qualcosa del genere? Perché io mi metto anche nei panni dei dipendenti iscritti, disoccupati, e magari appunto per una serie di motivazioni poi si trovano da un lato disoccupato, quindi già ha un reddito ridotto rispetto a quello che normalmente prendeva ogni mese, e dall'altro canto ha dimenticato, ha ritardato la comunicazione, e quindi in questo caso si vede dover affrontare un debito abbastanza importante. Ecco, volevo conoscere questa procedura. Grazie, grazie Presidente. Allora, grazie Senatore Puglia. No, alla fine vediamo le repliche, okay. Adesso raccogliamo tutto. Grazie Senatore Puglia. Altri? Bene, mi aggiungo io. Allora, ho un po' di domande. Parto dal tema sul quale abbiamo chiesto anche di centrare l'audizione. Ovviamente il tema della doppia contribuzione, come rilevava il Presidente, non è un tema solo della Casa dei Farmacisti, è un tema di sistema. Però è chiaro che la doppia contribuzione
è più avvertita nella discussione pubblica anche rispetto alla platea delle vostre iscritte e dei vostri iscritti, perché si innesca con lo col sistema di contribuzione soggettiva fissa uguale per tutti, forfettaria e non correlata al reddito prodotto, che è un unicum della vostra cassa. Quindi per questo si crea un po' un cortocircuito in cui chi deve versare una doppia contribuzione, se è fissa e sganciata dal reddito, magari si sente particolarmente penalizzato, soprattutto se appunto, è una fase di carriera iniziale e con redditi bassi. Quindi la mia prima domanda è molto generale: di fronte a un mercato in continua evoluzione anche rispetto agli assetti societari, proprietari, al ruolo della professione, quindi una maggiore eterogeneità che si crea in tutti i settori professionali, ovviamente non solo il vostro, magari in altri ancora di più, però diciamo di fronte a un mondo delle professioni che cambia, se ha ancora senso questo unicum della contribuzione soggettiva fissa e qual è la vostra valutazione del perché la cassa, perché ovviamente tutti i paletti normativi che ha ricordato il Presidente poco servono a giustificare questo unicum, perché tutte le altre casse hanno altri sistemi in qualche modo legati al reddito. Quindi la prima domanda è molto generale: cosa vi porta a ritenere che questo unicum abbia ancora un valore nel contesto attuale? Poi ovviamente non ci sfugge, come ha ricordato nell'audizione, che di fronte ai costi collaterali che rischia di creare su alcuni soggetti questa contribuzione soggettiva fissa, avete un sacco di audizioni, infatti diciamo ci perdiamo anche noi non addetti ai lavori nella tabella su intero, doppio, triplo, riduzione del 33, del 50, contributo di solidarietà al 3, al primo. Ovviamente si cerca di aggirare i costi collaterali creati da questo sistema forfettario con tutta una serie di eccezioni. Quindi dopo la domanda generale è: se va bene, difendiamo quest'unicum per le ragioni che ci direte, capiamo allora come funzionano queste eccezioni, come funzionano questi regimi speciali che cercano di sbussare i costi su alcuni soggetti. Quindi la prima domanda è rispetto ai 32.579 iscritti, circa il 33 della platea, che accede ai contributi di solidarietà del 3 e del primo per cento. Ora, detto questo, magari io gli troverei anche un altro nome, perché spesso questi a cui chiediamo un contributo di solidarietà avrebbero forse bisogno di un po' di solidarietà in alcuni casi, quindi magari chiamiamolo non lo so come, poi mi direte voi. Però questi 32.579 iscritti che vi versano 4,3 milioni per la parte previdenziale, quindi che non ha da accesso a benefici previdenziali, non so, a Spagna mi immagino un altro 1,5 milioni per il contributo assistenziale di maternità, quindi all'incirca questi 6 milioni, che poi non sono diciamo grossa fetta del vostro gettito contributivo, è una fetta importante degli iscritti, ma nel gettito contributivo hanno un impatto fra il 2 e il 3%. Volevo capire quali sono le prestazioni assistenziali che vanno su questa platea a fronte del contributo assistenza e maternità, quindi all'incirca di questi 6 milioni che versano alla cassa, quanto ritorna a questi soggetti in termini di contributi assistenziali e qual è l'avanzo di questi contributi di solidarietà per la cassa. Poi non mi dispiacerebbe capire, ovviamente le domande che vi facciamo possono essere, purtroppo la lista è lunga, se riuscite a segnarveli. Dicevo solo che alcune domande che vi faremo possono richiedere anche approfondimenti scritti successivi, certo. Non è che dobbiamo concludere l'interlocuzione oggi. Ci interessava capire anche, visto il criterio dei 5 anni di disoccupazione per poi tornare nel contributo forfettario o anche ridotto, sì, quanti sono quelli che stanno arrivando e quindi che rischiano un passaggio da 102 euro o 195 a seconda dell'1-3% ai 2370 euro. Questo non ce lo dovete dire oggi. No, anche perché non penso che avremo il dato. Capire quanti avrete la distribuzione degli anni di disoccupazione, perché certo. Poi arriviamo agli anni di disoccupazione. Quindi quanti sono a fine dei 5 e poi possono essere riassorbiti dal mercato, o se non sono riassorbiti vedranno alzare
dai 102-195 euro ai 2370. Ovviamente a noi preoccupa questo salto, quindi vogliamo intanto capire prima del salto qual è l'avanzo di questi soggetti, quanto danno e quanto ricevono per la parte assistenziale, fronte restando che la parte previdenziale è zero, e quanto soggetti si avvicinano al salto contributivo. Poi la seconda domanda specifica invece riguarda i criteri che ricordava il Presidente, fermo restando ovviamente che, come diceva, c'è bisogno dell'assenso dei ministeri vigilanti, la domanda all'ente è se c'è, a fronte dei problemi emersi e evidenziati e anche pervenuti all'attenzione di questa Commissione, ci può essere una volontà dell'ente di avviare un'interlocuzione con i ministeri vigilanti per capire se, come avete tentato di fare in passato, il periodo di disoccupazione può essere esteso da 5 a 7 anni e magari i mesi della disoccupazione possono essere aggiustati, o dell'occupazione, da 6 a 9 o della disoccupazione da 6 a 6 mesi. Sì. Quindi i due criteri se possono essere ritoccati, fermo restando che richiedono un'interlocuzione con i ministeri vigilanti. Questa è una domanda specifica per andare incontro un po' a questa platea e allontanare la paura e l'ansia del salto dalla contribuzione fissa di solidarietà alla contribuzione piena, perché è vero, come diceva il Presidente, che ovviamente c'è la connessione tra iscrizione all'albo e iscrizione alla cassa, è chiaro però che sospendere entrambe per alcuni può avere un costo, che poter diventare titolare di farmacia, accedere ai concorsi di categoria, quindi può esserci anche un interesse, forse a fronte di difficoltà occupazionali, a mantenere aperta la possibilità di rientrare in pieno nell'attività professionale. Un'altra domanda è sulla quota assistenziale, qualcosa accennato alle nuove innovazioni sull'LTC o long term care, altre cose. Abbiamo visto che l'aliquota è passata da 20 euro a 48, volevamo capire a fronte di questo aumento dell'aliquota. Per causa Covid? Sì, per capire se è strutturale l'aumento, passato il Covid, quali sono le misure assistenziali dirette alle vostre iscritte e ai vostri iscritti a fronte di questo aumento contributivo. In generale ci interessa sempre capire anche con le altre casse gli avanzi della gestione assistenziale separata dalla gestione previdenziale, per capire quella parte, a maggior ragione della vostra, dove c'è il 33% della platea che versa solo per ragioni assistenziali e non ragioni previdenziali. L'ultima domanda è sui crediti contributivi. Nella tabella che ci avete fornito e nella ricostruzione che ha fatto il Presidente sulle misure ovviamente emergenziali, sui pagamenti di razionamento per l'emergenza economica e sociale innescata dalla pandemia, la domanda è duplice. La prima è che comunque dalla tabella che ci avete dato c'era un trend crescente dei crediti contributivi anche pre-Covid, ovviamente il trend è aumentato, però già prima viaggiavamo con un trend crescente, 17-18, 18-19, quindi la prima domanda è se ci sono problemi strutturali di crescita dello stock dei crediti contributivi sganciati dalle misure che ci ha ricordato per l'emergenza Covid. La seconda domanda sulle misure emergenza Covid fa riferimento a interventi legislativi, se può essere più preciso su questo tema e dal vostro punto di osservazione rispetto al rischio che questo stock poi diventi piano piano irrecuperabile per la cassa e per gli iscritti in termini di benefici futuri, quali sono gli interventi legislativi che riterreste dal vostro punto di vista utili? Altri? Vi do la parola per le repliche, vi organizzate voi. Sì. Allora, intanto lei ha giustamente detto la prima considerazione che va fatta su questa natura del contributo di solidarietà. Perché solidarietà? Assolutamente l'ente, quando lo introdusse nel lontano 2003, con effetto dal 1 gennaio 2004, non lo voleva chiamare di solidarietà. Questa denominazione fu richiesta direttamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal MEF, quindi dal Ministero dell'Economia, perché doveva essere chiaro che chi optava per questa forma di contribuzione
non aveva diritto a prestazione pensionistica. Quindi il termine solidarietà non è stata un'invenzione dell'ente, ma di fatto una richiesta specifica del Ministero. Perché chiaramente, e tra le altre cose dirò anche un ulteriore elemento, che quando dopo una lunga discussione fu introdotto questo contributo di solidarietà, la volontà del Consiglio nazionale era di estenderlo non soltanto per i nuovi iscritti, ma anche per coloro che erano già nella condizione di contribuenti ridotti dipendenti, quindi nella famosa fascia dell'85%. Questa proposta da parte dell'ente, anche lì fu bocciata dalla Ragioneria Generale dello Stato, sul presupposto che se è nato un rapporto assicurativo previdenziale all'interno di una cassa sulla base di determinati presupposti, in corso d'opera non può essere cambiato. Per cui se uno si è iscritto sapendo che ha diritto comunque a maturare una prestazione o presso l'ente o presso un altro istituto attraverso gli istituti della ricongiunzione, oggi anche del cumulo, deve comunque mantenere il rapporto assicurativo in essere, quindi deve essere una sua scelta andare via dall'ente se naturalmente è nella condizione, ma il rapporto assicurativo sorto non può essere attenuato ulteriormente e quindi diventare di solidarietà. Questa quindi è la prima considerazione. E poi, per quanto riguarda i crediti contributivi, sì, è vero che c'era una crescita, però obiettivamente la crescita importante noi l'abbiamo avuta tra il 2020 e il 2021, se vedete i crediti di competenza, la forchetta è molto ampia tra il 2020 e il 2021, non negli anni precedenti, dove sostanzialmente tra i 16 e i 18 milioni di euro. C'è da dire che poi per quanto riguarda lo scorso anno abbiamo anche digitalizzato le procedure di pagamento e questo può aver costituito probabilmente un rallentamento sulla riscossione bonaria. Prima l'iscritto aveva i bollettini a casa per il pagamento, quindi attraverso la posta, adesso siccome tutti gli iscritti agli albi ormai da tempo hanno la posta elettronica certificata e quindi noi abbiamo attraverso l'INIPEC tutto l'elenco degli iscritti che hanno questa casella di posta elettronica, i bollettini sono stati inviati attraverso la posta elettronica certificata. Purtroppo in molti casi si è verificato che molti iscritti o si erano dimenticati di avere una posta elettronica certificata o si erano dimenticati la password. Questo tra l'altro ha comunque favorito anche una maggiore conoscenza degli atti di riscossione, perché quella casella di posta elettronica certificata viene utilizzata anche dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione di crediti erariali, di multe stradali. Quindi sostanzialmente il 2021 è un primo anno dove noi abbiamo digitalizzato la trasmissione dei mezzi di pagamento e quindi riteniamo che da un punto di vista anche della riscossione questa possa già migliorare nel corso del 2022. Poi c'è obiettivamente una questione di carattere generale: l'ente manda alla riscossione, l'ex Equitalia, soltanto coloro che non pagano la riscossione bonaria. La riscossione bonaria è oggetto di una posta elettronica certificata adesso, viene reiterata la posta elettronica certificata prima della scadenza dell'anno, solo nel caso di inadempimento l'anno successivo l'importo viene iscritto a ruolo, anche perché sarebbe impensabile e defatigante avviare singole azioni legali nei confronti di ogni contribuente che non è in regola. Abbiamo cercato un po' di tamponare il discorso della morosità prevedendo e subordinando alla regolarità contributiva alcune prestazioni assistenziali e soprattutto le prestazioni di welfare allargato, cercando in questa maniera di incentivare la regolarità anche su questo piano. Per quanto riguarda quello che ha rappresentato il senatore Puglia, in realtà non c'è un collegamento automatico oggi tra datore di lavoro, ufficio dell'impiego e ente di previdenza, quindi questa cosa non c'è. Però è altrettanto vero che il fenomeno che lei ha in qualche modo rappresentato, cioè del
dipendente che perde il lavoro, cioè che oggi perde il lavoro perché è licenziato, perché comunque oppure si dimette, perché può anche succedere che ci siano delle dimissioni, e allora per lo più quel contribuente è già in contribuzione di solidarietà, o in contribuzione di solidarietà dell'85%, o in contribuzione ordinaria dell'85%, cioè aveva a suo tempo manifestato la richiesta della riduzione contributiva, o è in contribuzione di solidarietà, quindi sta già non nella fascia della contribuzione intera. L'unica, diciamo, ipotesi che mi viene rispetto a quella che lei ha detto è il titolare di farmacia che ha soltanto l'ENPAF e quindi ha necessariamente l'assoggettamento alla contribuzione intera, che lascia la farmacia, vende la farmacia o la trasferisce, e allora si pone in una posizione, diciamo, contributiva che può essere anche di disoccupazione, cioè lui ha comunque il diritto di poter in qualche modo iscriversi al centro per l'impiego. Questa è l'unica situazione in cui si potrebbe, diciamo, determinare quello che le ha rappresentato, ma il mondo del lavoro dipendente oggi, con oltre 60.000 soggetti, sta per lo più in una forma di contribuzione ridotta. Si tratta in questa maniera, rispetto alla sua considerazione, se quell'85% lo vuole far permanere sul presupposto che con quel percorso contributivo voglia comunque raggiungere una prestazione pensionistica, oppure, come spesso succede, abbassarsi alla contribuzione di solidarietà. Questo come avviene? Avviene attraverso un modulo, attraverso una domanda, però nello stesso tempo non è che noi rispetto a questi cambi di aliquota tra contribuzione ridotta, cioè un soggetto mantiene la sua posizione contributiva all'85 e vuole andare in solidarietà, e noi siamo rigidi, nel senso che questa cosa può anche arrivare, diciamo, in ritardo, ma necessariamente poi l'aliquota viene rimodulata sulla base della sua richiesta. Previa verifica, perché l'unico elemento oggi di verifica da quel punto di vista è il casellario degli attivi, cioè oggi esiste un casellario degli attivi gestito dall'INPS dove praticamente sono indicate tutte le posizioni aperte da un punto di vista contributivo sia presso l'INPS sia presso la cassa, e naturalmente eventualmente viene accertato anche la possibilità della disoccupazione, perché spesso poi chi sta nello stato di disoccupazione alla NASPI, quindi ha comunque una posizione di contribuzione figurativa che emerge nel casellario degli attivi. Quindi assolutamente io credo che questo non è, diciamo, allorquando non ci sia questo collegamento immediato, a parte che il più delle volte viene comunque comunicato, noi riceviamo da questo punto di vista aggiornamenti di posizioni contributivi in continuazione attraverso appunto le PEC, le verifichiamo, e quindi devo dire che questa non rappresenta oggi oggettivamente la criticità. Viceversa, per ritornare a quello che diceva il Presidente, noi abbiamo questa criticità rispetto al fatto che storicamente questo regolamento prevede la condizione di disoccupato all'interno dell'ordinamento, che probabilmente, ecco, ho cercato anche di capire storicamente come nasce, per quale motivo l'ente di previdenza dei farmacisti prevedeva questa condizione, perché è veramente una particolarità, proprio perché comunque l'iscrizione ad un albo non è necessariamente collegata all'esercizio effettivo di un'attività. C'è peraltro da dire che in tutti gli ordinamenti previdenziali dei professionisti, laddove è prevista l'iscrizione alla cassa, dipendente o non dipendente, contributo effettivo o contributo di solidarietà, c'è comunque un minimo obbligatorio per tutti. Cioè, questo vorrei un po', diciamo, rappresentare la situazione che va forse anche oltre i confini della professione farmaceutica. Tutte le casse di previdenza, anche laddove è stata superata l'inscindibilità, per esempio nel campo delle professioni sanitarie, ci sono i veterinari che avevano superato questa inscindibilità, ma anche loro poi hanno comunque previsto una contribuzione di solidarietà che dà anche in quel caso, credo, titolo alle prestazioni assistenziali. Supera i 200 euro. Quindi sicuramente l'inscindibilità oggi è messa in discussione, in dubbio, no? Cioè è un elemento oggettivo, però nello stesso tempo devo dire che comunque la volontà dell'ente è stato sempre più possibile di mitigare, da quando io sono all'interno di questa cassa, la posizione.
Primo attraverso l'introduzione del contributo di solidarietà, poi addirittura elevando una disoccupazione temporanea e involontaria. È ammissibile da un punto di vista anche diciamo di una valutazione tecnico-politica ammettere una disoccupazione sine die? Io capisco anche quella che è stata a suo tempo la posizione del Ministero del Lavoro, perché di fatto nel momento stesso che noi volevamo in qualche modo ampliare a tempo indeterminato, perché poi quando fu circoscritta al triennio, la condizione dell'ente era quella di ampliare il più possibile la condizione di disoccupazione, anche perché allora effettivamente avevamo una situazione, diciamo, di sofferenza del mercato del lavoro. Oggi che non ce l'abbiamo e che comunque sia addirittura mancano i farmacisti sul mercato del lavoro, oggi riproporre, poi è sempre possibile, ma riproporre una disoccupazione temporanea involontaria sine die, che non dà titolo a prestazioni, che non dà, se non nella parte, appunto, come ricordava il Presidente, sulla parte assistenziale, ha un senso? Oppure dobbiamo eventualmente cercare di, come diceva la relazione, favorire un'occupazione più sana, che dove comunque la gente sia soddisfatta del proprio lavoro, quindi dove le retribuzioni siano, diciamo, ancorate alla professionalità di un soggetto che comunque è laureato, si è abilitato e opera all'interno e a contatto della salute e che ha dimostrato anche innegabili capacità durante il periodo, appunto, del Covid. Per quanto riguarda l'assistenza, devo dirle che noi siamo una cassa che ha la netta separazione, si parla sempre soprattutto nel sistema obbligatorio della separazione tra previdenza e assistenza, noi ce l'abbiamo separata, tant'è che quell'aumento di quota da 20 a 48 euro quest'anno è stato proprio determinato, a 46, è stato determinato dalla circostanza che negli scorsi due anni avevamo completamente esaurito quel minimo tesoretto a fronte degli interventi assistenziali che l'ente ha adottato nei confronti di tutti gli iscritti per il Covid. Quindi abbiamo tutelato purtroppo le famiglie di coloro che non ci sono più, abbiamo tutelato coloro che sono stati ricoverati, quindi prevedendo un'indennità giornaliera rispetto al periodo di ricovero, abbiamo tutelato addirittura il personale che, pur non essendo ricoverato, comunque era a casa, era in isolamento. Quindi abbiamo visto un ventaglio di tutele che chiaramente via via si sono fermate, perché avevamo completamente esaurite le disponibilità. Quindi con questa quota, la quota è stata prevista per ripianare il disavanzo della sezione che era stato, diciamo, che si era verificato lo scorso anno. Solo questo, perché altrimenti la quota sarebbe stata di 20 euro. Anzi, dirò di più, che il Ministero del Lavoro, anche in questo caso, ha sempre preteso il massimo equilibrio di questa sezione, cioè l'esaurimento totale. Non voleva assolutamente prevedere, come viceversa sarebbe stato forse utile per non raddoppiare la quota nel corso dell'anno 2022, ha necessariamente sempre richiesto che l'ente doveva spendere tutto quello che comunque chiedeva, altrimenti, come è successo in passato, dovevamo abbassare la quota. Poi certo c'è stato questo evento particolare che ha comunque determinato, diciamo, questa situazione. Sul superamento dell'inscindibilità, già il Presidente ha detto, quello è un problema che comunque è del Parlamento, perché comunque la norma è di legge, lo statuto replica una norma che è all'interno di un decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, e naturalmente noi parliamo per quanto riguarda l'ente di previdenza. È ovvio che se oggi, diciamo, abbiamo 30.000 iscritti che sono in contributo di solidarietà e questi contribuenti, come giustamente ha detto il Presidente, hanno comunque un peso rispetto all'entrata dell'ente estremamente, appunto, diciamo, ridotto, non è che oggi, se fosse superata per la contribuzione di solidarietà l'inscindibilità, in qualche modo si potrebbe pensare ad uno sconvolgimento degli equilibri dell'ente. Però è altrettanto vero che comunque ci sono anche delle esigenze, Presidente, di omogeneità sistemica, perché quando fu negata dai ministeri l'estensione della contribuzione di solidarietà a tutti gli iscritti, anche quelli prima del 1 gennaio 2004, dipendenti, ci fu detto, ma quelli hanno già un rapporto assicurativo aperto, che fine fanno i contributi che sono stati versati e che improvvisamente questi soggetti possono non più versare? È ovvio che poi, nel caso di specie, oltre 30.000 soggetti che versano la contribuzione comunque previdenziale, soggettiva, sicuramente
Il fatto che questi dall'oggi al domani vanno via, ammesso e non concesso che fosse possibile, rappresenta un elemento che deve essere valutato nell'ambito dell'equilibrio gestionale nel medio-lungo periodo, anche perché il Presidente ha citato poc'anzi l'ultima legge della concorrenza approvata dal Parlamento nel lontano 2017, ha introdotto le società di capitale nella gestione delle farmacie private, e questo è un elemento che in qualche modo può restringere quella che è la platea dei contribuenti che hanno soltanto l'ENPAF come ente di appartenenza, perché se uno è titolare di farmacia e ha il versamento obbligatorio dell'ENPAF, vende la farmacia a un grosso gruppo e diventa o dipendente oppure cambia proprio completamente attività, è evidente che quella sua quota non ce l'ho più, e quindi di fatto ho sicuramente la necessità di capire e di comprendere anche quella che potrà essere l'evoluzione di questo fenomeno. Le farmacie di capitali stanno crescendo nel paese, quindi c'è comunque l'interesse dei grandi gruppi anche finanziari ad investire in questo settore, e questo sarà tutto un altro tema che sicuramente l'ente dovrà affrontare nei prossimi anni in termini di equilibrio. Quindi non so se ho risposto a tutte, perché ne ha fatte talmente tante, Presidente, credo che al senatore Puglia qualche indicazione diciamo in più ho dato, e quindi ecco, lei ha chiesto anche che tipo di rapporto c'è. Guardi, se andiamo a vedere il rapporto tra il contributo pagato dai contribuenti di solidarietà in questi anni e le prestazioni assistenziali effettive riconosciute, gli ho detto non gliele posso portare perché sicuramente le indennità Covid hanno in qualche modo alterato completamente il sistema. Tra le altre cose, non va dimenticato che comunque i disoccupati che non provengono da una cessazione di rapporto di lavoro rapporto di lavoro dipendente, l'ente versa loro l'indennità di maternità. Quindi con quell'indennità, con quel contributo di 24 euro, le disoccupate hanno comunque diritto a percepire la prestazione di maternità direttamente da parte dell'ente, che viene calcolata nel caso di specie col salario minimo giornaliero e quindi sulla base di un importo tabellato dal Ministero. E anche EMAPI, che noi abbiamo esteso a tutti, a prescindere dall'aliquota contributiva, se io ho fatto una colonna vertebrale e ho pagato 15 euro, il costo di tutto l'impianto radiologico oscilla intorno ai 200 euro, quindi insomma, dico, questi soggetti che hanno diciamo pure che considerino questo aspetto. L'assistenza, aver esteso l'assistenza a tutti in maniera uniforme, a prescindere dall'aliquota, per l'ente è stato un costo. Quindi, voglio dire, poi se le leggi cambieranno e scenderanno le iscrizioni, noi ci adegueremo e siamo disponibili. Però dico, la prima parte, siccome ci furono proposte, iniziative legislative che andarono tutti in fumo a seguito dello scioglimento anticipato di passate legislature, noi abbiamo introdotto questo contributo proprio per dare la possibilità all'iscritto di resistere, e quindi attraverso il contributo di solidarietà per chi già gode di altra previdenza di non entrare nel fondo di previdenza che la legge obbliga che sia operativo per tutti. Sì, c'è il senatore Annutti, però se mi consenti prima di allargare, volevo chiudere sulle mie domande, così convergiamo diciamo verso delle risposte condivise. La prima cosa è che non... Fermo restando che è una discussione un po' più accademica, mentre la seconda domanda che vi faccio è più di sostanza rispetto ai problemi che abbiamo evidenziato, ancora non ho ben capito la difesa del sistema forfettario. Cioè, qual è la ragione? Sì, ormai vi dico le due domande chiave, ma qual è la ragione che vi ritiene, se lo siete,
No, no, se lo siete, dico, se, che cos'è, dice, perché non vogliamo aprire il cantiere di un ripensamento del sistema della contribuzione ancorandola al reddito prodotto in qualche modo, poi c'è un'eterogeneità anche nelle altre casse su come si lega poi al reddito prodotto, ma perché ritenete che questo unicum del forfettario sganciato dal reddito prodotto sia da difendere? Se è da difendere, questo è ancora, mi sfugge un po' da un punto di vista della sostanza economica, dal punto di vista della gestione della cassa. La seconda invece è sempre su quei paletti che abbiamo detto, poi nei dati che magari proviamo a chiedervi a integrazione della vostra relazione, mi interesserebbe anche capire se le domande per accedere al contributo di solidarietà del 3 e dell'1 ci sono delle platee a cui viene respinta, sapere se c'è un sovrannumero e a chi viene respinta per quali paletti soggettivi, cioè per capire un po' se c'è anche un pezzo di platea che prova a entrare in questi contributi di solidarietà senza riuscirci e per quale ragione. Però stando ai paletti che abbiamo messo a fuoco insieme dei 5 anni, dei 6 mesi e del 1 gennaio 2004, ora la mia domanda è questa, perché vi dico, dal mio punto di vista non legherei un intervento regolatorio agli andamenti ciclici del mercato del lavoro, che hanno una loro rilevanza ovviamente nella valutazione dell'impatto di quell'assetto regolatorio, però non è che quando il mercato va male cambiamo il regolamento per andare, e quando va bene, proverei a dargli una sua stabilità, questa almeno è la mia visione. E capisco anche poco l'argomentazione che ci avete riportato allora della Ragioneria Generale dello Stato, che se uno è già iscritto al regime assicurativo non può cambiare in corsa. È chiaro che non può cambiare in corsa in maniera prescrittiva o obbligatoria, ma dare una facoltà in più, visto che ha già la facoltà di uscire, no? Ha già la facoltà di uscire dall'ente, dargli una facoltà in più, stando nell'ente, di accedere a due regimi, fra l'altro vedo più un problema per questi soggetti, perché passando al contributo di solidarietà, se non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione, rischiano di bruciarsi anche la posizione assicurativa e l'accesso ai benefici, con la difficoltà del cumulo rispetto a altre forme di contribuzione. Quindi andrebbe spiegata bene anche questa facoltà prima di indirizzare le persone a un cambio di questo genere, perché rischiano di perdere. Però non è che per forza Ragioneria Generale dello Stato o qualcun altro deve paternalisticamente anticipare, possono essere spiegati questi problemi in maniera trasparente e può essere data la facoltà di scelta tra i due regimi, una volta che è stato spiegato tutti i rischi anche per l'iscritto di perdere anche i contributi passati se non hanno raggiunto i 20 anni. Quindi l'ho fatta un po' lunga per dirvi che parte delle controargomentazioni che però avete detto appartenere soprattutto ai ministeri vigilanti rispetto anche a tentativi passati di cambiamento del regolamento da parte dell'ente, la mia domanda è semplice: se questa commissione in una ottica di moral suasion legata alla nostra indagine conoscitiva che evidenzia problemi sull'efficienza del servizio rispetto ad alcune platee, si facesse promotrice di un'interlocuzione con i ministeri vigilanti, c'è una disponibilità dell'ente a discutere per via regolatoria i paletti del 5 anni, 6 mesi e aggiungo 1 gennaio 2004? La risposta può anche essere variata, sì, sì, no, su questi tre paletti, 5 anni, 6 mesi, 1 gennaio 2004. Possono essere 3 sì, 2 no, un sì, un no, 2 sì, ci siamo capiti. Questa è la domanda secca che vi faccio sui paletti. Poi c'è quella generale sulla difesa del sistema forfettario e sono pure curioso. Sentiamo anche la risposta. Sentiamo la risposta allora. Sentiamo il senatore Lannutti. Prego. Come preferisci. Allora Presidente, intanto appunto la storia insegna che l'ente non è stato fermo in questi anni, anzi di fatto non dico tutte e tre i sì, però dicevo un sì sicuramente, quello del 2004 e anche quello del 5 anni l'ente l'aveva proposto a suo tempo, quindi tanto per... Ecco. L'altra, quindi, non è che non ci siamo appunto diciamo mossi, cioè nel senso abbiamo trovato delle valutazioni, come lei ha detto, probabilmente paternalistiche allora, cioè il Ministero ha detto sostanzialmente chi ha un rapporto assicurativo aperto e versa contribuzione previdenziale non può cambiare regime alla solidarietà. Se questo paletto, fermo restando poi le valutazioni che dovremmo fare,
che però avevamo fatto a suo tempo. Oggi certo è un po' cambiata, diciamo, la situazione, anche in vista delle farmacie che sono state appunto introdotte nel settore gestite dai capitali. Poi il fatto del sistema è vero, è un sistema, diciamo, particolare quello dell'ente, però è, diciamo, un po' una via di mezzo fra il sistema retributivo e il sistema contributivo. Devo dire che quando sono arrivato in questo ente ho verificato che credo che sia, non so se ancora, ma forse sì, il fondo del clero ha lo stesso sistema. Ha un sistema, ha una contribuzione fissa uguale per tutti, a fronte del quale c'è la stessa prestazione pensionistica. Qui pure, a parità di aliquota, chi percepisce la prestazione pensionistica prende la stessa, diciamo, pensione. Perché, ecco, io non è che voglio dare semplicemente una spiegazione tecnica, poi per quanto riguarda le criticità o le problematiche da un punto di vista pratico e politico ne parlerà sicuramente meglio di me il Presidente, cioè quello di inserire un'aliquota attribuita, riferita al reddito. Intanto un'aliquota riferita a un reddito a un lavoratore dipendente già sarebbe un controsenso, non è che si può assoggettare a doppia aliquota, allora sì, lì non si può assoggettare a doppia aliquota previdenziale un lavoratore dipendente su cui già abbiamo complessivamente sul suo reddito il 33% che tra componente del dipendente e componente del datore di lavoro viene versata all'INPS, quindi sarebbe veramente un qualcosa, diciamo, abbastanza, diciamo, difficile e comprensibile da un punto di vista sistemico. L'altro problema fondamentale è che anche laddove si vada su una contribuzione legata al reddito, fermo restando questa criticità che avrebbe il mondo del lavoro dipendente con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, in ogni caso un minimo contributivo è previsto per tutti. La gestione commercianti dell'INPS non è che aliquote contributive a minimi contributivi non lontani da quella che è la contribuzione soggettiva fissa che viene oggi prevista dall'ente nei confronti di chi ha soltanto l'ente come ente di previdenza. Altro elemento di criticità, questo da un punto di vista tecnico, noi abbiamo, a fronte di circa 179 milioni complessivi di contribuzione previdenziale, noi abbiamo oltre a questi una contribuzione oggettiva dello 0,90% che viene trattenuta alle farmacie trimestralmente dalle aziende sanitarie locali riversata all'ENPAF in sede di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche erogate in regime di assistenza di servizio sanitario nazionale, che ammonta a 82,4 milioni. Ora, anche in questo caso, ovviamente non è poco meno della metà della contribuzione previdenziale soggettiva, ma una contribuzione oggettiva, Presidente, sappiamo tutti che non può essere incasellata all'interno delle posizioni contributive, anche perché lo 0,90 della farmacia non è riferito alla farmacia, che un complesso di soggetti che vi operano, ma soprattutto, altro elemento molto importante, è che tra l'altro viene versata all'ENPAF, dalle aziende sanitarie indistintamente, quindi anche se volessimo andare a fare una ricostruzione dei montanti contributivi farmacia per farmacia, a cui non corrisponde un'unica testa, spesso e volentieri, non avremmo la possibilità di attribuire un valore sulle posizioni contributive, perché è una contribuzione oggettiva e di solidarietà, quindi questo è un elemento pure che in qualche modo, diciamo, ha allontanato. È pur vero che, avendo fatto delle nostre simulazioni, a parità di una quota contributiva soggettiva che pagano oggi i farmacisti, qualora questa fosse valutata col sistema di calcolo contributivo, prenderebbero delle prestazioni pensionistiche più basse, ma per un semplice motivo, perché comunque una forma contributiva, diciamo, oggettiva di solidarietà in qualche modo dà anche valore a una contribuzione definita in misura più importante rispetto alla contribuzione versata nel sistema, diciamo, contributivo. C'è da dire che da un punto di vista attariale, pur con tutti i suoi limiti, è un sistema che in qualche modo assicura una maggiore stabilità al di là di quelli che possono essere dei fenomeni esogeni, perché noi sappiamo quante sono le teste, sono sempre quelle,
Viceversa, nei sistemi, diciamo, professionali, spesso e volentieri i redditi cambiano, quindi soprattutto una crisi economica può incidere in maniera importante su questi redditi e poi conseguentemente su quelli che sono i calcoli della contribuzione che viene versata alla cassa. Però queste sono argomentazioni, come ho detto Presidente, da un punto di vista prettamente tecnico. Poi le valutazioni sul perché non si è mai voluti andare diciamo, su un calcolo percentuale sul reddito, il Presidente è sicuramente più esperto e navigato di me per dare una risposta più completa. Così fare una piccola rievocazione storica. Intanto io sono venuto diverse volte in questo autorevole consesso e veramente questa volta mi complimento, proprio sono io che mi complimento con voi per l'alto grado di professionalità che nell'impostare tutto il tema avete dimostrato. Io ho detto all'inizio che noi siamo a disposizione e sicuramente dai risultati di questa indagine trarremo dei correttivi giusti, tenendo presente che la platea di riferimento oggi è variata rispetto a prima. Quindi il sistema, il Presidente diceva, ma questo sistema forfettario è uguale per tutti. Insomma, la categoria ha attraversato dei momenti un po' difficili, a parte quest'ultimo periodo. Per cui quando si va a incidere sul portafoglio c'è sempre qualche resistenza. Quindi è ovvio, ci abbiamo provato di mettere allo studio una una contribuzione parametrata al reddito, con le difficoltà che ne derivano, perché è chiaro che quando si parla di tutto da assoggettare al reddito andrebbe assoggettato anche quel quid che per quanto attiene alla farmacia non è di area strettamente professionale, mi riferisco ad altri articoli che ci sono in farmacia. Poi oggi c'è la farmacia dei servizi, che è una legge che è stata approvata da diversi anni, che sta cercando di decollare, ma stiamo valutando appunto di rivedere il tutto. Però va detto pure che le casse di previdenza, la maggior parte delle casse, non ha mai adottato il sistema di calcolo contributivo, dalla cassa forense all'EM. Perché? Perché è chiaro, il sistema contributivo, voi mi insegnate, è un sistema che la previdenza pubblica ha dovuto adottare perché altrimenti, essendo meno generoso, avrebbe costituito ulteriori aggravi a carico dello Stato. Comunque, voglio dire, le casse che l'hanno adottato, un paio, lo so perché noi facciamo spesso convegni di studio a cui il Presidente Puglia ci ha onorato. Una volta abbiamo un intervento, anche il Presidente Nicini è stato invitato, no, ci confrontiamo, insomma, voglio dire, i commercialisti e l'Inarcassa hanno il sistema contributivo secco, le altre non ce l'hanno, vuol dire che ognuno resiste rispetto a questo sistema, che è un sistema che comunque intanto fa pagare di più e poi a livello finale offre di meno. Comunque studieremo il tutto, no, in maniera da aggiornarci e rendere più agevole anche il meccanismo di riscossione per quanto ci riguarda. Per quanto riguarda la disoccupazione, ripeto, questo, siamo l'unica cassa che abbiamo introdotto questo, che diamo dignità previdenziale anche a questi colleghi, non possiamo essere penalizzati solo perché ce l'abbiamo noi, solo perché ce l'abbiamo solo a noi, perché chi ce l'ha fatto fare?
L'abbiamo fatto proprio per un discorso di solidarietà endocategoriale, però nessuna cassa lo riconosce, e andare a, così, a mettere all'attenzione, per carità, è giustissimo, sul tema, dico, pensiamo pure a chi non ce l'ha, cioè, questo istituto. Ora, ripeto, la situazione della categoria al momento è abbastanza, cioè, noi abbiamo proprio necessità di rivedere proprio il discorso, il rapporto del lavoro, che abbiamo in questo momento necessità di forza lavoro. Bisogna rivedere forse anche, e lo stiamo facendo con le università, il piano degli studi, perché una volta c'erano a settembre gli istituti di questi che fanno reclam per gli indirizzi scolastici, davano così, facevano le statistiche, andate a fare questo lavoro perché appena laureati entro 6 mesi avrete già svoltato, come si dice in gergo. Adesso anche questo è cambiato, per cui rivedremo tutto, però voglio dire, ogni cosa, prima di andare a parametrare il reddito, bisogna pure che la componente che paga, quella dei titolari di farmacia, che coloro che hanno solo questa previdenza, sia coinvolta nel sistema, perché se sono oneri deducibili glielo rappresenteremo e li convinceremo in questo senso. Quindi massima apertura e disponibilità alle vostre osservazioni e richieste, e grazie per questa attenzione. Che... Sì. Sentiamo un attimo il senatore Annetto. Sì, grazie. Presidente, grazie. Lei mi consentirà una domanda di sistema, visto che hanno parlato di sistema. Perché la questione delle società di capitali. Mi torna in mente una riforma che è stata fatta, quella sulle banche popolari, che ha impoverito i territori gettandolo nelle fauci del mercato, impoverendo i territori, facendo la rarefazione del credito, e quindi... E mi torna in mente, Presidente, anche un giurista, è stato vicepresidente della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, perché noi auspichiamo la concorrenza. Io ho fatto un'associazione dei consumatori fondata sulla concorrenza. Però Maddalena afferma che l'antico sistema keynesiano, l'antico sistema economico keynesiano, che assicurava ricchezza e benessere per tutti, si è trasformato nell'attuale sistema economico predatorio, spietato e cinico del neoliberismo, il cui fine è quello di trasferire la ricchezza facendo ricorso allo strumento ingannevole della concorrenza. Però la concorrenza dai più poveri ai più ricchi. Fatta questa premessa, che lei mi consente, lei è un economista che mi consente, volevo fare alcune domande, perché sul bilancio io leggo che l'ENPAF ha chiuso il 2021 con un utile di 183,6 milioni, patrimonio netto quasi 3 miliardi. Su questo patrimonio io vorrei fare anche qualche domanda su come è stato investito questo patrimonio. Poi leggo anche che i ricavi sono stati per contributo 265,9 milioni, spese per pensioni 155,4 milioni. Ossia la riserva legale che deve assicurare il pagamento per almeno 5 anni in assenza di contributi si attesta a 19,15 anni. Leggo pure che la Fondazione approva il bilancio di previsione con un possibile utile esercizio di 128 milioni, entrate contributive di 273 per il 2022 e saldo della differenza tra entrate e uscite 101,8 milioni di euro. Ora, io già 2008-2013 in questa commissione posi una serie di domande ad alcune casse di previdenza, per esempio quelle stesse casse di previdenza che insomma si intascano 19 anni di contributi senza offrire alcuna prestazione, le stesse che investivano
4-5 miliardi in anthracite, strumenti derivati. Allora ecco la cosa che volevo chiedere: come avete investito voi in immobili, in fondi? Come è fatto il vostro investimento? Cioè, ci sono investimenti che possono essere considerati rischiosi, dato anche la volatilità che c'è, la recessione, i tassi di interesse? Queste sono le domande che volevo porre. Grazie Presidente, lei mi perdonerà se mi sono permesso. Grazie. Grazie Senatore Lannutti, prego. Allora, mi fa piacere questa domanda, che per qualche verso è la stessa che il Senatore Lannutti pose a noi in una precedente seduta quando era senatore, quindi devo dire che è un tema, diciamo, da sempre attenzionato da parte del senatore Lannutti. Allora, senatore, eravamo all'indomani del crollo della Lehman, quindi lei giustamente diceva: ma se tenevate i soldi sul conto? Fece un riferimento, se si va a vedere quello che disse quella volta, sul Monte dei Paschi, però lasciamo perdere l'istituto di credito che lei citò in quell'occasione, anche se poi i correntisti fino ad oggi nel nostro ordinamento sono sempre stati garantiti. Però ecco, mi fa piacere perché riprende un discorso che sicuramente è sempre oggetto di attenzione da parte della Commissione. Intanto c'è da dire una cosa, il Presidente l'ha citata: noi siamo una delle poche casse che ha un proprio regolamento per la gestione degli investimenti, quindi abbiamo procedimentalizzato tutte le fasi, tra l'altro sul modello del famoso emanando decreto sugli investimenti, che un giorno sì, un giorno no, in corso di approvazione. Quindi su quel modello noi abbiamo fatto un regolamento che tra l'altro è stato approvato dai ministeri vigilanti, lavoro ed economia, ma previo parere della COVID, quindi c'è stata anche una validazione su quel regolamento da parte della commissione di vigilanza sui fondi pensione. Siamo dotati di un asset liability management, abbiamo un documento sulla politica degli investimenti. È ovvio, noi, ecco, prima le devo dire che sinceramente quando fece quella domanda a suo tempo, noi eravamo per lo più, avevamo il patrimonio quasi tutto in titoli di Stato, e le dico anche la sincera verità che quelli erano anni dove i titoli di Stato rendevano, ma nello stesso tempo eravamo anche alla vigilia, avevamo appena attraversato una forte crisi finanziaria nel nostro paese, quindi anche, diciamo, la certezza del titolo di Stato italiano era comunque messa in discussione. Oggi ovviamente siamo prevalentemente orientati, non abbiamo mai fatto obbligazioni derivate, siamo sempre stati lontani dalle strutturate che lei ha citato oggi, ma aveva citato anche appunto, diciamo, allora. Prevalentemente siamo investiti nel settore obbligazionario, siamo investiti sui titoli di Stato, abbiamo per forza di cosa, perché insomma una tensione sui tassi di interesse era comunque ormai matura, quando poi i tassi erano a zero, andare a investire a 10 anni allo 0,5 oppure sotto il rendimento ZEP nel caso dei titoli di Stato tedeschi sarebbe stato un forte elemento appunto, diciamo, di criticità. Oggi viviamo una fase molto difficile sui mercati finanziari, quei 182 milioni che lei citava come utili d'esercizio, noi abbiamo avuto un saldo previdenziale l'anno scorso positivo dato dalla differenza tra entrate contributive e uscite per prestazioni per circa 110 milioni e 500 mila euro. Il saldo previdenziale che lei citava, 182, hanno avuto un effetto importante e trainante quelli che sono stati gli investimenti, quindi la redditività di quelle che è stata appunto, diciamo, l'investimento. E certo, questo è un elemento, diciamo, poco sicuro, ma sicuramente certo che quest'anno questa redditività rischia profondamente di essere alterata. Ovviamente abbiamo aumentato la dose di liquidità. Abbiamo ricominciato ad acquistare e guardare con favore i titoli di Stato italiano per un semplice motivo, perché comunque sono rendimenti all'altezza di quello che comunque deve essere anche diciamo, una capacità di investimento di un ente previdenziale che investe nel medio e lungo periodo, e ovviamente siamo molto attenti anche per quanto riguarda la gestione di quelli che sono gli investimenti illiquidi, soprattutto in periodi dove i tassi di interesse erano molto bassi. Molti altri investitori si sono in qualche modo orientati con forza a questi investimenti. Noi siamo sempre stati, non dico prevenuti, perché poi comunque fanno parte anche questi dell'asset allocation, però l'abbiamo sempre sottoposti, tranne la componente immobili, che comunque è perfettamente rispettosa anche dell'emanando decreto ministeriale, perché tra parte diretta e parte indiretta siamo intorno al 20% del patrimonio, diciamo, complessivo.
e tra l'altro il valore, diciamo, diretto, il valore dell'immobile diretto è obiettivamente sottostimato perché è calcolato a bilancio sulla base della rendita catastale rivalutata. Ecco, quindi le devo dire, è ovvio, la volatilità incide su portafogli complessi come il nostro, però nello stesso tempo non abbiamo mai, non ci siamo mai avventurati, ecco, e soprattutto non abbiamo mai acquistato, questa è la cosa importante perché gliela voglio ricordare perché ne parlammo anche allora, non abbiamo mai acquistato prodotti che non capivamo. Questa credo che sia anche e soprattutto per l'investitore istituzionale, al di là del fatto della struttura che deve avere una sua competenza e professionalità, sia uno degli elementi base che devono guidare gli investimenti per chi gestisce la contribuzione previdenziale, che per chi gestisce le risorse che sono destinate poi a erogare prestazioni. Grazie. Se non ci sono altre domande, ci arriviamo a concludere. Solo puntualizzo anche nell'interlocuzione con i colleghi sul fatto che acquisiamo sui paletti, fermo restando la discussione generale, anche perché ovviamente mi avete incuriosito con questa cosa del clero, ma temo che gli uffici della commissione diranno che non rientra nella nostra giurisdizione, quindi lasciando da parte poi, però approfondiremo. Acquisisco sugli aspetti più specifici che abbiamo discusso oggi, due sì a discutere appunto il paletto dei 5 anni sullo stato di disoccupazione, il paletto di iscrizione post 1 gennaio 2004 e un ni sui 6 mesi. Quindi su questi tre temi, fermo restando un passaggio collegiale in ufficio di presidenza o una commissione, magari la nostra commissione potrebbe avviare un processo di interlocuzione anche con i ministeri vigilanti per capire e affiancare ovviamente la vostra autonomia, ma abbiamo acquisito in questa sede questa disponibilità. Ci sentiamo. Fa lezioni, sì. Però a pagamento. Ci non sentiamo degli per i collaboratori. Concludo e velocemente. Stiamo ovviamente accompagniamo questo percorso di interlocuzione autonoma tra la Cassa e i ministeri vigilanti. Portando a disposizione di questa interlocuzione la nostra indagine conoscitiva su questi temi. E quindi vi ringrazio anche per questo, vi ringrazio per la disponibilità e per la puntualità delle vostre risposte. A questo punto dichiaro conclusa l'audizione, la seduta è tolta.